Si alza il livello di tensione a Brindisi tra i lavoratori a causa dell'avvertenza Sir e Cerano. Doppia protesta con alcuni lavoratori che sono saliti sul nastro trasportatore presso Costa Morena, appendendo due manichini ed esponendo uno striscione con la scritta Lavoro e dignità. La cosa preoccupante è quello che ci fa preoccupare è il totale silenzio di Enel in tutta questa vicenda, perché al tavolo non prendeva posizioni e non chiedeva nemmeno il rispetto dell'accordo sottoscritto anche da lei stessa nel 2021. Purtroppo l'esasperazione dei lavoratori poi li ha portati a questo tipo di protesta autonoma, indipendentemente da quelle che sono ormai poi le possibilità e le opportunità di ricercare una soluzione. E cercano in questo modo quindi di alzare il livello anche di attenzione rispetto anche all'opinione pubblica. Non solamente dall'azienda, ma anche il silenzio assordante dell'Enel, che fa anche riflettere su quello lì che sarà lo sviluppo, il futuro dello sviluppo, diciamo così, delle alternative occupazionali dopo la dismissione della centrale. Presso la centrale Enel di Cerano, invece, i lavoratori dell'indotto hanno chiuso con un nastro l'accesso all'area parcheggio, chiedendo risposte per un'avvertenza che rischia di rendere ancora più calda questa estate. Noi non possiamo più accettare che l'Enel di Cerano, dopo 40 anni di sfruttamento del territorio, di inquinamento, se ne vada senza un progetto di riconversione industriale serio che vada a reimpiegare tutti i 1200 posti di lavoro che c'erano una volta.